strada attraverso questo bellissimo libro. Quello che vi presentiamo oggi però è una delle proposte dei ragazzi, ne hanno fatta una l'anno scorso, hanno scritto una parte che secondo me è un po' legata forse al mondo delle fiabe, no? A me è piaciuto molto questo aspetto della ricerca della medicina, no? questo aspetto così particolare. Quest'anno i ragazzi sono un po' più maturi e hanno fatto delle riflessioni secondo me più profonde, anche perché a lavorare c'era anche Stefano, che come sapete è veramente una colonna di questo spettacolo. Insomma, io sto presentando, ma insomma vorrei soprattutto un applauso per lui. Perché... le fasi, insomma, diciamo, io presento perché sono l'insegnante, ma insomma è tu il vero ideatore e quello che ha innescato poi tutto questo processo per questa seconda parte. Dico perché dico sono un pochino più avanti, perché le riflessioni che hanno tirato fuori in questo periodo veramente mi hanno colpito moltissimo, anche perché non è che sono state richieste espressamente, le hanno proprio dette da solo. Io qualcuna l'ho attaccata qui perché stamattina tra l'altro volevamo fare un mixer qui, no? Volevamo farvi vedere tutte le immagini di questi bellissimi quadri, si possono definire, no? E che ha realizzato la nostra Vera, però non è stato possibile perché non c'è il pannello. Quindi ho messo qui questi piccoli ma tanto significativi disegni dei bambini. Ad un certo punto del percorso che cosa hanno detto i bambini? Che il Robertino si chiudeva in una bolla. Pensate quanto è bella questa immagine, no? È un bambino che ha paura del mondo, ha paura di esprimersi, di entrare nel mondo e si chiude in una bolla. E hanno detto, mi sono segnato alcune cose che stanno scritte su questi loro fogli. Ha paura degli altri e si protegge, ha uno scudo di no, pensate che bello, no? Mi è piaciuto tantissimo perché non si vede, però esiste lo scudo dei no. È come una tartaruga che si chiude nel guscio, si chiude in una gabbia e tiene lontani gli amici, bellissima questa immagine di isolarsi, no? Auto-isolarsi dal mondo. Si chiude in un castello, è vero, il castello è l'idea della fortezza in cui tu vai dentro e cerchi, no, di difenderti dal mondo esterno. Si chiude dietro una parete di vetro, è irraggiungibile. Si è messo un'armatura di vetro, ma il pony gliela toglie. Bellissima strada, il pony gliela toglie. Quindi in pratica la cosa dicono i bambini, Robertino ha paura di entrare in contatto con l'altro e l'amicizia poi riesce laddove non è riuscita la mamma, laddove non sono riusciti i familiari. La cosa che mi ha colpito però è stata che noi parlavamo di Robertino, chiaramente è il protagonista di queste storie, ma loro poi hanno tirato fuori Zurlo, no? E dicono pure Zurlo però ha paura. Zurlo ha paura, perché ha paura, no? Zurlo, come sapete, è il bullo. E hanno detto, ha paura di non apparire forte, ha paura che gli altri non abbiano più paura di lui. L'arroganza è la sua bolla, eh? Quindi hanno visto Zurlo anche lui messo in questa bolla, ha paura di mostrare i sentimenti, bellissima questa, guardate che da bambini è qualcosa di veramente eccezionale. Si chiude con uno scudo di paura da fare con gli altri, cioè il suo scudo è la paura da fare agli altri insieme naturalmente ai suoi affetti. E poi la riflessione finale che sta qui, che però non ho finito di colorare, quindi un po' come dice, tutti abbiamo paura di qualcosa. E questa riflessione finale è bellissima, quando noi abbiamo così timore delle cose che ci circondano ci mettiamo in una bolla. È difficile uscire da questa bolla, ma gli amici possono aiutarci. Tenete presente che è la prima volta che i bambini lavorano su questo palco, quindi avranno magari qualche piccolo problema di spazio, qualcuno sarà pure emozionato perché non è il solito, no? È cambiare una modalità. Quindi non so cosa verrà fuori, ma penso una cosa bellissima. Ah, momento Stefano, e qui c'è da dire che non abbiamo potuto fare lo sfondo perché non c'è stato tempo, ma ringraziamo le mamme che ci hanno fatto questo sfondo di costumi meravigliosi. Un applauso per le mamme, qualcuna che dice no, ma mica solo mamma, è carità. Buonasera. Sì, pronto? Ciao, sto al teatro Vacchiari a sentire una presentazione di un certo robottino, qualcosa del genere, ma che ne so. Ma smettila, lo sai che qui non bisogna usare il cellulare! E poi, che robottino è il robottino? È Robertino!
per dirvi, cari genitori, spegnete i telefonini e buon ascolto.
invece adesso, guarda che bella la nostra scuola. È la prima che è stata fatta così, apposta, per stare tutti quanti insieme. Io ho un banco con una bella rivisitata dentro, così a merenda non devo scappare nel bosco. Io ho tutti quei fili lassù, posso mettermi dove voglio. Vedi, il mio bambino. Insomma, qui c'è spazio per tutti. E come funzionano le lezioni? Si formano tutti insieme. Vieni, possiamo assistere alla lezione della prima. No, per carità! Vista! Ma
guarda qua che tristezza. Volete sì lo splendore dei fiori? Non c'è problema, una splendida pianta carnivora se vuoi. No, fossi matta. Voglio cantare il mio nome. Ma sta zitta e guarda che bel colore clorofilla. Vista? No. Gusto? Ma così è così, non serve niente. Si sfiloccia tutta. Mica è bella tosta come una ghianda. E poi manca completamente di zucchero. Forse perché sarà che io sono abituata a mettere. Buona, buona, buonissima. Visto, voi due imparate da Ferranina che non fa la bocca storta. E certo, è una lumaca. Basta brontoloni, adesso una bella corsetta per digerire. Ci sono cose che puoi fare come e anche meglio degli altri.
frigo. Non gliela bevi dalla vita. E se un giorno se la prendessero, che ne so, con tutti quelli che hanno i capelli biondi? Tutti biondi se ne dovrebbero andare via dalla scuola? Ma che c'entrano i capelli? Basta, tu non mi capisci. Io me ne vado in camera mia. Certe volte non so che fare con lui, vorrei vederlo felice. Per questo l'ho mandato alla scuola per tutti. E invece, che devo fare? Sono sempre stata velocissima e un giorno sono finita qui nel regno.
braccia, le mie gambe non sono così brutte come il cremino. Ah! Io non sono uno sciattone come voi, non metterei mai un pungiglione sul trono del re. E invece sì! Non mi fate arrabbiare, per favore, per l'ultima volta. Invece non fare il bugiardo. E invece sì! E invece no! Per favore! Silenzio, la volete smettere? No. Forse vi dimenticate di dove siete? No, regina. Questo è il regno della tenerezza e sapete bene cosa significa, no? Sì, regina. La tenerezza è il fiore che dà il nome al nostro regno. Valletti, paggi, servitori, a me il fiore. Ma quali valletti e paggi? Ti pare che proprio noi possiamo avere valletti e paggi? Scusa. Non stavamo facendo le prove della regina come nelle fiabe? Abbiamo fatto salire la marcia reale, abbiamo sistemato i troni, loro stanno facendo una parte dei valletti inginocchiati. Beh, era solo uno spot per far conoscere a tutti il regno della tenerezza. Vattene a prendere te il fiore. Uffa, se rinasco voglio nascere in una fiaba orientale, con i tappeti volanti, i tesori nascosti e dove vengo sentito e rivedito. Ecco qua, devo fare qualcos'altro? Non so, devo ramazzare per terra. Basta zitto, ecco qua, vedete? Certo, questo è il fiore del... No, queste sono le foglie della tenerezza che ci portano a trattare bene tutti gli altri. E queste sono le foglie della generosità che ci dicono di condividere ciò che è nostro anche con gli altri. E vi sembra di comportarvi secondo gli insegnamenti della pianta della tenerezza? No, regina! Ve la state prendendo uno con l'altro. E poi, insomma, lo vogliamo girare questo benedetto spot, sì o no? Va bene, ricominciamo. Tutti pronti? E vai! Nel regno di allentezza, il re e la regina governano felici. Stop! Ma che vuol dire allentezza? Allegria più contentezza. Bello, vero? Ma che bello! Tenerezza! Generosità più tenerezza. Non si può cambiare il nome a un regno, soprattutto a un regno come il nostro. Va bene, non ti arrabbiare. Ricominciamo, ditelo voi, che è meglio, eh? Vai! Nel regno di generezza, il re e la regina governano felici. E qua ci sono i fiori della generezza, profumati e squisiti. E c'è il nettare. Io ci faccio il miele e vi do quindi la ricetta per la torta preferita. Allora, si prende un barattolo di miele, 6 uova freschissime, 1 chilo di farina e... Stop! Ma che c'entra adesso la ricetta? Beh, più generosa è così, sto dando una ricetta personale ed esclusiva di torta al miele. Ma no e ma no, dobbiamo girare lo spot! Devono parlare di re e la regina, attenetevi al copione, chiaro? Chiaro! E ciak numero 3. Nel regno di generezza, il re e la regina governano felici. Comodi e felici, come comodi e felici, sono tutti sudditi. Silenzio adesso! Che succede? Succede che si sente scivoloso, ma chi ci avete messo l'olio? Ma insomma, possibile che non riusciamo a convidarvi una giusta? Ascoltate, invece di fare lo spot pieno di slogan, che poi dobbiamo finire che lo sbagliavo sempre, perché ognuno di noi non racconta la sua storia? Ha ragione, Lupina. Io sono l'ape, ma sono nata senza il pungiglione e devo fargli un mettere con questo. Io sono il lupo, ma sono amato sdentato, ma qui ho imparato a fare il brodino di carne. E io sono il gnomo più alto del mondo e non riesco a guardare il mio in faccia perché sono più in basso per me. Io sono l'usignolo, come vorrei cantare armoniosamente, ma invece sono stonato come una campana. Ma qui abbiamo imparato a vivere bene, tutti insieme, anche se ognuno di noi ha qualcosa che non va come dovrebbe. Anche voi due? E invece hai fatto la domanda giusta. Prendi me per esempio. Secondo te, cosa fa un re? Comanda? Esatto. E guarda a me che succede quando devo dare un ordine.
lo scettro. Ma no, non andare, era solo per fare un esempio. Visto come balbetto? Invece, quando parlo normalmente, non balbetto affatto. Anche io, sai, le regine sono abiti con lo strascico, veli di seta e broccato. Ma io sono allergica, riesco a mettervi soltanto maglietta di cotone e bruttizzo. Ma è la nostra regina e non la cambieremo per nessun'altra al mondo. Nel nostro regno queste cose vanno a meraviglia proprio grazie alla generezza. Per esempio, quando la perdo, era disperata, non sapeva come mangiare e subito le regalammo una bella siringa di cucina che dalla quale non si separa più. Io ho insegnato al lupo come fare il brodo di carne. E tu? Io ho imparato che se voglio fare con gli altri nomi, posso alzare la testa e accettare che io mi fido fino a loro. E se non lo fanno, vuol dire che non meritano la mia amicizia. Ma è bellissimo! Robertino, ecco il mio amico. Voglio stare qui anch'io, non voglio più giocare il gioco. Vieni qui anch'io, non mi voglio. Puoi stare quanto vuoi, Robertino, però devi sapere che il nostro regno è ovunque, non solo qui. E chiunque viene da noi, prima o poi, deve tornare nel posto in cui è arrivato. Ma come? Non mi volete? Certo che ti vogliamo, ma devi sapere che il nostro regno è come una scuola. Solo che invece di imparare a leggere, scrivere e fare conto, si impara ad essere felici. Ma che conta la felicità se non la condividi con gli amici e con la famiglia? Saresti come un uccellino in gabbia. Stare in gabbia, Robertino? No. Anche per gli uccellini non è facile. Fuori dalle gabbie abbiamo i gatti, i falchi e molti altri pericoli. Ma che ne penseresti di un uccellino che se ne decide di starsi in gabbia? Avete ragione, amici. Però posso rimanere almeno un po' con voi. Certo! Sto proprio bene, però dovrei andare a vedere il dottor Michele. È molto bravo, mi cura fin da quando ero piccolo. Dottor Michele! Ciao Robertino, ti trovi da fuori? Sì, questo è un posto fantastico. Tutti hanno portato le istruzioni, ma riesco a fare un sacco di cose. Lo so, lo conosco bene le mie differenze. Avevi proprio bisogno di farci una cappella, vero? Adesso posso andare con gli amici o mi farà male? Ma no, Robertino, vai pure. Credetemi, lo conosco bene questo bambino. Se lo merita. Ha sofferto tanto, ma ora qui sta imparando tante cose. Per esempio, l'usignolo. L'usignolo non sapeva cantare, ma ha scoperto. E non c'era niente da fare, ma ha scoperto di essere un ottimo re. Sentite un po'. Robertino, un cordile. Sentite un po'. Robertino, un cordile leone, ma non lo voleva uscire fuori, ma non è fuori. Qui nel regno di generezza ha scoperto che anche la sua malattia è una bellezza. La presa succhiare il miele, più di lungo difficile sgranocchiare le mele. Gli abitanti sono felici, ma l'hanno imparato soltanto con gli amici. Ci sono... Ci sono parole da prendere.
Buonissima. Poi è una mia.
poco. Avete sentito? No? Sì, abbiamo sentito. Ci funziona bene la testa. A noi. Tu che ne dici? Io dico che mi sono vergognato. Ho maltrattato un povero bambino che non mi aveva fatto niente di male nella vita. Invece di capire che poteva avere dei problemi, l'ho trattato come un nemico. Gli andrò a chiedere scusa. Se lo fai non sei più amico mio. Non ci posso fare niente, Zullo. Io la penso così. E tu? Ma io? Beh, e tu? Io non ci penso nemmeno ad andare d'accordo con quel testore. Ma io non saprei. Burro ha ragione. Però anche il rospo. Ormai sono tutti dalla parte di Robertino. Ok, allora anche per me va bene. Ma bravi! Tenetevelo voi! Io non cambio idea! Vieni qua, Zullo! Non ti preoccupare, capirà. Visto? Tutto risolto grazie allo zoologo. Lo zoologo funziona, ma mi sembra che i problemi siano stati risolti dalla generezza più che altro. È vero, ma pare che le cose adesso funzionano bene anche qui. Forse perché il regno della generezza non sta né qua né là. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che non sta né in America né in Africa. Sta né in Asia e né in Europa. In Oceania? No, e nemmeno in Antartide, fare inventore. E allora come sta? Confina con il cuore e la mente. E sta dentro a tutti quanti noi. Tutti? Nessuno escluso. Basta saper trovare la via. Deve inventare un abitatore là. Non c'è bisogno. Basta guardare gli altri negli occhi e capire che tutti ci somigliamo. Anche quando sembriamo così diversi. Evviva Robertino!
testa di questo uomo. Dai, andiamo lo stesso.